Vittorio contro San Giustino vi siete complicati un po' le cose, no? Nel terzo set, però alla fine è arrivata questa vittoria, un altro passo in avanti, no? Anche dal punto di vista della classifica, per quanto pare il secondo punto. Sì, veniamo da un periodo con un carico di lavoro, sia in sala tesi che in palestra, quindi siamo arrivati abbastanza stanchi stasera e sappiamo che con San Giustino, che ha bisogno di punti, insomma, che ha la salvezza, non sarebbe stata facile, sono stati bravi loro. Noi siamo calati un po', secondo me, anche di attenzione, cosa che invece è mancata nel quarto set e siamo felicissimi di questa vittoria. Nel quarto set siete partiti forti proprio per cancellare subito, no? L'amarezza del terzo set. Sì, siamo riusciti a mettere in difficoltà la ricezione, loro hanno una ricezione molto buona, quindi non siamo stati efficaci come al solito magari, però nel quarto set siamo riusciti a incidere di più, sia io che Igor. Abbiamo creato questo break di 4 punti che poi siamo riusciti a gestire fino alla fine. Avete delle settimane libere per poter lavorare in vista dei playoff, no? A che punto è la vostra condizione? Si vedono i carichi di lavoro in questo momento? Sì, sicuramente adesso è il momento di lavorare, perché poi non ci sarà tempo. Stiamo lavorando molto, questo lo posso assicurare, Giuliano ci sta mettendo sotto. Niente, speriamo di arrivare in forma quando ce ne sarà bisogno. Ultima considerazione, Kazan è la nuova squadra campione d'Europa, no? Sì, sapevo che chi avrebbe vinto la semifinale sarebbe stato poi il campione alla Champions League, quindi c'è un po' di rammarico, ecco, però sono stati bravissimi. Kazan, mi sto aprendo ieri, ha giocato benissimo, Trento non ha giocato come contro di noi, però insomma è normale, nelle finali non si gioca mai bene, merito Kazan. Chissà, forse in una partita unica, magari il 22 d'aprile, no? Si può trarre qualche spunto da quella gara? Beh, sicuramente, però ormai insomma pensiamo all'ultimo obiettivo che ci rimane, che è quello dello scudetto. Io ci credo fermamente e penso che questo gruppo, come ho fatto vedere fino adesso, possa combattere contro Trento e magari, come dici tu, nella partita secca, chi lo sa che lo spingiamo questa volta. Grazie.